Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Che significato ha la parola perdono? Si riesce a perdonare? Il perdono è la guarigione dalla malattia chiamata rancore. È un risultato del tendere dell'amore a permeare ogni aspetto della vita. È una tappa del percorso di liberazione dalla sofferenza in favore della felicità. È la liberazione da alcuni conflitti in favore della conciliazione. Soprattutto perché perdonare significa liberarsi da malfattori interiori. Molti anni fa, con l'amico e maestro Mario Luzzi, inaugurammo il festival religioso della Santa Pasqua a Roma con un allestimento in forma di lettura concerto da un magnifico testo di Derrida. Fu in sostanza l'ultimo da lui scritto prima della morte, ed una mente sconfinata come quella dello scrittore commuoveva Mario Luzzi per le molte domande e i dubbi che si poneva anziano il pensatore. La domanda era rispetto alle grandi colpe e ai grandi peccati, se si potesse perdonare. Un po' come per il termine abbandono. Dentro vi è il perdono, o vorrebbe esserci un dono rispetto alla sofferenza e al dolore che ci sono stati procurati. Il porgere l'altra guancia è di una tale grandezza da far pensare al Cristo e al Padre. Forse è legata alla parola perdono, alla parola tempo. Si può pensare in certa misura di lavorare a lungo e incessantemente sul rancore e la vendetta. Bassi istinti e peccati, certo, ma anche insiti soventi nell'animo e le vicende umane. Considerando e riflettendo sul senso del perdono, preferirei pensare alla sofferenza piuttosto che al dolore provato. La sofferenza è psichica, legata a emozioni, a pensieri. Il dolore è fisico. È bene distinguere questi due fenomeni, anche se chiaramente la sofferenza favorisce il dolore e viceversa il dolore aumenta la sofferenza. La sofferenza che proviamo è sempre nostra. Ogni nostra esperienza è del nostro esserci. Non sentiamo mai la sofferenza altrui, ma proviamo la nostra, stimolata anche dalla sofferenza altrui. Ognuno fa esperienza soltanto del proprio mondo. Non si può fare esperienza di ciò che è esterno a noi, cioè alla nostra percezione. La percezione è sempre interiore, anche se alcuni fenomeni percepiti possono apparire esterni. Il perdono fa emergere l'amore, ovvero è una conseguenza del manifestarsi dell'amore. L'amore è vero, è verità esperienziale. Non ci può essere falso perdono, ma si può perdonare falsamente definendo perdono ciò che non lo è. Il vero perdono è il perdono completo. L'amore, infatti, è completezza. Il falso perdono è un perdono incompleto. Tuttavia, c'è differenza tra un perdono incompleto perché si avvicini a perdonare completamente e un perdono non completato perché non si progredisce verso il perdono totale. Pare un'inezia ed invece indica un movimento interno, una evoluzione del sentimento prima e poi del nostro agire. Perdono, sostantivo maschile che indica atto di umanità, di generosità e che induce all'annullamento del desiderio di vendetta, di rivalsa, di punizione quando si sia subito un torto o un danno. Si può implorare, impetrare e concedere
come rifiutare il perdono. Indulgenza, altra cosa e tema, poiché concessa dalla Chiesa in corrispondenza di una pratica di devozione, si pensi al perdono d'Assisi. Il perdono toscano è una festa paesana, in corrispondenza delle solenni 40 ore. Scusa, venia, è una sfumatura di cortesia cerimoniosa. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,